Chi comincia? Comincio io. 1810 matricole, ma che scuole troveranno? La provincia avrà risorse, si spera che possa avere risorse per migliorare un po' certe situazioni che aspettano di essere migliorate. Allora, quest'anno dal 2002 non aumentiamo in valori assoluti. Sono 8.119 nuovi iscritti quest'anno e per la prima volta sono inferiori all'anno precedente. Questi per tre motivi noi pensiamo. Uno, il dato demografico. Il secondo, perché ci sono meno stranieri. Il terzo, perché c'è questa novità online e risultano ancora in attesa 150 circa iscrizioni. I dati li confermeremo comunque prossimamente. La situazione non è semplice, però ci sono dei segni positivi. Intanto una ridistribuzione tra gli indirizzi. Non crescono più i licei in modo, diciamo, vertiginoso o i professionali alberghieri. C'è una ridistribuzione sui tecnici industriali e questo è molto positivo. Noi l'attendevamo come un segnale positivo. Cresce il linguistico, ricresce il turistico, Marco Polo per esempio riuscirà a aumentare, quindi a invertire una tendenza, e il musicale si conferma ormai come una scelta positiva perché è un indirizzo che cresce anche quello, faremo due belle sezioni. Ecco, poi noi siamo preoccupati però perché il Ministero ancora non ci ha detto quante classi verranno consentite e questo spetta al Ministero. Noi invece vorremmo, e questo è un messaggio che mandiamo al governo o ai governi successivi che verranno, che si smetta di tagliare le classi, si diminuisca i numeri di studenti per classe perché siamo andati un po' troppo oltre e perché si dia la possibilità appunto di favorire soprattutto quelle scuole in periferia. Perché noi abbiamo tante scuole che fanno un servizio ai confini della provincia che però richiedono più attenzione e quindi una inversione di politica. Questi numeri ce lo consentono. Un altro dato interessante è l'aumento dell'agrario. L'agrario cresce di 50 studenti nel tecnico, 30 nel professionale. Anche questo è un dato interessante che noi vediamo con un estremo favore. E quindi come vedete quest'anno mi viene la prima sensazione che ho nel vedere queste iscrizioni è di una scuola che che ha un equilibrio maggiore, che favorisce indirizzi molto interessanti anche per il nostro sviluppo locale e quindi dati interessanti, molto positivi.